Chiamerei Pignattaro, se vuoi venire lì. Ci facciamo 5 minuti, se no non ce la facciamo, proviamoci. Ma guardate che volendo rimanere sul tema, e quindi sui due no. Non so quanti di voi hanno visto la discussione, io dico nefasta, tra Landini e Renzi di qualche giorno fa. Però già in quella discussione, al di là della facciata di contrapposizione, rappresenta in sé la sintesi della trasformazione che questo paese sta avendo. Perché da una parte abbiamo il non eletto primo ministro che sta facendo proprio una voragine sulla questione della democrazia, dall'altra parte, avendo fallito la questione della profondità sociale, secondo me ahimè volutamente, si è tranquillamente adeguato all'elemento di sistema e quindi al fatto dell'accordo del 4 gennaio del 2014. Quindi queste due cose che vanno di pari passo, poi è chiaro che le vediamo gli effetti. In questo momento probabilmente a macchia di leopardo, però hanno un filo conduttore su quanto può avvenire all'interno delle varie aziende, alle varie situazioni delle cooperative, o quant'altro addirittura in situazioni ancora più strutturate che possono essere all'interno dei trasporti, esempio. Da una parte abbiamo a che fare con una RSU eletta con l'accordo nefasto, e quindi già precostituito nella sua rappresentanza, dove gli elementi che coordinano l'attività diventano gli elementi garanti sulla funzionalità di tutto il sistema all'interno dell'azienda, sia dal punto di vista della gestione dei turni, sia dal punto di vista della gestione delle ferie e quant'altro, quindi la cosiddetta minuteria della gestione quotidiana, che mette in discussione questa cosa. Viene messo alla gogna per non arrivare per ultimo addirittura alle mani, così come è avvenuto esattamente in un'azienda. Dall'altra parte, se dovessimo prendere ad esempio un'altra azienda dove c'è la cooperativa, ed è ancora più bella questa cosa, dove la cooperativa stessa è organizzata dalla CISL e quindi il collettore che prende la commessa è la CISL, che si chiama Core, dall'altra parte c'è il sindacalista della CISL che discute con il Core come fare la gestione del cambio di appalto. Quindi questa commissione che porta ad inserirsi in maniera programmatica fa leva esattamente a quanto è successo negli ultimi anni. Da una parte hanno tolto in maniera bellissima il TFR, adducendo che il TFR deve andare all'interno dei fondi pensione perché la pensione non ti serve e non ti basta più, e quindi si porta esattamente il TFR, quindi viene conglobato esattamente all'interno di questo contenitore. Da chi è gestito poi, se andiamo a vedere, al di là dei fondi aperti che sono le banche e le assicurazioni, ma la maggior parte delle categorie sono fondi chiusi, sono gestiti dalla CGL e CISL. Quindi oggi in maniera sintomatica sta succedendo la stessa cosa nella contrattazione, dove si inseriscono i fondi per quanto riguarda la sanità, e quindi parte del reddito non viene più dato direttamente all'interno della busta paga il denaro diretto, ma viene vestito in una sorta di welfare così chiamato, e quindi viene dato esattamente l'esigenza. Di pari passo
l'esautorare esattamente alcune situazioni ha di pari passo esattamente quello che succede in senso più generale all'interno della nostra società italiana. Meno sanità, quindi le prestazioni diventano sempre minori. La pensione, mi dispiace per te, tu andrai a 70 anni, anche se ne hai fatti quasi 30, perché questo è di fatto l'aspettativa per chi ha ancora questa condizione, diventa la pensione di vecchiaia, perché la pensione di anzianità è stata di fatto abolita, perché questo è, e quindi noi ci ritroveremo non solo aver depauperato tutto quanto abbiamo conquistato negli anni 65-75, e quindi l'abbiamo depauperato, ma stiamo di fatti istruendo una nuove generazioni di povertà. Allora, da questo punto di vista, non c'è la risposta politica che dovrebbe essere data in termini di programmazione, che dovrebbe essere data in termini fattiva, quindi attraverso anche coloro i quali pensano che non esiste, dopo il 4 c'è il 5, io sento in giro dire che dopo il 4 c'è il 5 inizia il movimento del 5 dicembre, quindi quella sinistra che vuole tranquillamente portare come l'esperienza milanese come elemento centrale all'interno di tutto il paese. Quella non è né sinistra, tenendo conto che io mi ritengo un'altra cosa, non certo di sinistra, ma mi ritengo più comunista che di sinistra, che è un'altra cosa. Ma detto questo, non è quella la risposta. La risposta a un cambiamento della società, ha ragione Piero quando dice noi dobbiamo andare a recuperare una pratica che è stata frutto e anni e anni di militanza. Oggi l'elemento di militanza viene meno. E qui dobbiamo dircelo, perché dal momento in cui viene meno l'elemento di militanza, viene meno l'elemento di partecipazione. Allora, il percorso che SGB, con tutte le difficoltà, ha messo in campo e con tutte le esperienze anche individuali, è chiaro che è una strada irta, è una strada in salita. Ma è l'unica strada per la costruzione di un sindacato di classe. Io mi auguro che ci sia anche la costruzione di un partito di classe all'interno di questo paese. E si vada anche in quella direzione. Ma rimango sul piano sindacale. Il rapporto nel far sì che un sindacato di classe nasce nella misura in cui iniziamo a cambiare anche le nostre abitudini individuali. Non possiamo più pensare di poter procedere così come avveniva negli ultimi, potrei dire, anni, no, in realtà è negli ultimi mesi, nel senso che la militanza rappresenta in sé anche sacrificio. Su questa strada credo che noi dobbiamo riflettere, e su questa strada, se noi pensiamo di tradurre nei fatti la costruzione del sindacato di classe con i compagni della CUMPO, questo è un compito che credo che porta sì a mettere le basi, ma è l'unica strada che noi possiamo percorrere per centrare l'obiettivo.